Ancora allora una puntata delle pillole di Radio Veneto Agricoltura questa mattina. Conoscete ormai bene il dottor Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, quindi benvenuti da Mimmo Vita a questa nuova puntata, ma oggi non parliamo con lui di questioni di Veneto Agricoltura, anche se Veneto Agricoltura certamente c'entra, ma parliamo di una cosa molto interessante, la transumanza. Diamo una notizia: la transumanza è diventata patrimonio dell'umanità. Del resto è giusto, perché da sempre l'uomo porta gli animali, diciamo, in quota durante l'estate per poi riportarle a casa nel periodo più freddo. A Bressanvido, che è proprio il paese, la cittadina dove abita Giustino Mezzalira, da sempre si fa questa importante manifestazione sulla transumanza, a cui viene associato un festival dell'agricoltura. Festival dell'agricoltura che, chiediamo, si terrà anche quest'anno in clima Covid? Sì, il festival si terrà anche quest'anno. Gli organizzatori sono riusciti a fare un po' un piccolo miracolo grazie un po' al format, che è un format dove molti eventi, molte cose avvengono all'aperto. Utilizzando la bellissima fattoria della famiglia Paiusco si riesce a mantenere le distanze, a poter fare tante cose, quindi non ci sarà la grande kermesse dell'arrivo delle mandrie dagli altopiani vicentini, soprattutto dall'altopiano di Asiago, ma ci sarà invece un momento di approfondimento culturale che quest'anno mette proprio il tema dell'allevamento, della transumanza al centro. Benissimo, allora quando sarà questo Festival dell'Agricoltura 2020? Il festival sarà la prossima settimana, dal 25 di settembre, venerdì 25, inizierà con un importante evento sul biometano, collegato in modo strettissimo alla valorizzazione delle deiezioni delle nostre stalle, per terminare il giorno 29, martedì 29, con un incontro durante il quale verrà siglato all'interno del progetto Life Risorgive un accordo, un patto per dare continuità a quanto ha fatto il progetto Life Risorgive e consentire quindi la conservazione delle nostre meravigliose risorgive. Verrà siglato questo patto tra tutti gli attori, enti locali, associazioni, agricoltori, pescatori, cacciatori, eccetera, eccetera, che hanno a cuore la conservazione delle risorgive. Il tema di quest'anno quindi è l'allevamento, quindi giustamente gli animali, la zootecnia. Sì, il nostro territorio è caratterizzato da vari elementi. L'agricoltura è basata sull'allevamento, un allevamento di vacche da latte. Abbiamo poi la peculiarità della presenza delle praterie in pianura, abbiamo il tema delle risorgive. Noi ogni anno mettiamo in relazione tra di loro questi elementi perché capiamo bene, senza le nostre praterie, senza la base foraggera, non ci sarebbe quel tipo di allevamento con quella anche qualità dei prodotti che si ottengono alla fine, così come senza la ricchezza di acqua e di irrigazione, eccetera, non potremmo avere le praterie stabili, eccetera, eccetera. Quest'anno però il focus è proprio sul sistema allevatoriale, viene organizzato insieme agli attori che ci sono nel territorio, in particolare cito Coldiretti, cito Latterie Vicentine, cito l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, l'ARAV e tanti altri soggetti. Ecco. Il tema focus però è il fatto che, come hai detto giustamente prima, la transumanza è diventata ufficialmente da quest'anno patrimonio intangibile dell'umanità, sotto l'egida dell'UNESCO. E quindi una transumanza come quella di Bressanvido, che negli anni si è confermata essere un evento leader nel suo tipo a livello nazionale, vuole dare conto di questo, e avremo difatti delle testimonianze che vengono anche dal resto d'Italia che ci parlano delle altre transumanze. Pensiamo solo quelle che avvengono da tempi immemorabili nell'Italia centrale, per esempio tra Abruzzo e Puglia, con gli armenti ovini, difatti sono i famosi tratturi che trasportavano milioni e milioni di pecore dal Tavoliere alle montagne dell'Abruzzo. Ricordiamo che Bressanvido è in provincia di Vicenza, un po' come posso dire verso la pedemontana veneta, a metà strada poi tra Padova e Vicenza, ed è al centro di un sistema interessantissimo che è quello delle risorgive, dei prati stabili, che peraltro è un po' anche la storia di certa agricoltura, appunto, e della pianura padana immediatamente successiva, appunto, alla montagna.
lì dove appunto l'allevamento veramente ha trovato terreno fertile, è proprio il caso di dirlo. Giustino Mezzalira, dottor Mezzalira, possiamo anche dire gli eventi che Veneto Agricoltura proporrà all'interno di questo festival? Sì, Veneto Agricoltura è partner del festival fin dalla prima edizione, quest'anno siamo presenti fondamentalmente con due momenti, uno l'ho già brevemente citato prima, questo momento di approfondimento sulla filiera del biogas e biometano, essendoci tutto questo patrimonio bovino e c'è un grosso tema di gestione delle deiezioni, chiudere il cerchio attraverso la produzione prima di biogas e poi la raffinazione del biogas fino a ottenere il biometano era da tempo una prospettiva, adesso si è concretizzata e assieme a un importante pool di imprenditori che hanno dato origine a una nuova iniziativa proprio nel nostro territorio, verranno illustrati quelli che sono le basi sia tecniche, cioè cosa vuol dire oggi produrre biometano, partendo dalle deiezioni animali, e le basi anche socio-economiche, cioè come questo progetto si è inserito all'interno del nostro territorio. Successivamente, questo avverrà venerdì sabato pomeriggio, Veneto Agricoltura sarà presente con due approfondimenti nel tardo pomeriggio. Uno sul tema che citavo prima degli alberi, quindi il ritorno delle siepi campestri da noi soprattutto per la produzione di legna da ardere, e sarà la scusa per parlare dell'iniziativa Ridiamo un sorriso alla pianura, che sta proponendo a tutti i cittadini della pianura di essere attori attivi nella messa a dimora di alberi. Successivamente incontreremo una nostra ospite, una veterinaria pisana, Francesca Pisseri, che ha una proposta molto molto interessante da fare, la sta facendo un po' in tutta Italia, ed è sostanzialmente la riscoperta del pascolo come strumento di gestione ambientale, cioè l'animale attraverso la sua azione di pascolamento, l'allevatore attraverso la gestione dei pascoli garantisce una manutenzione del territorio più ampia. Dentro questo c'è anche un approccio proprio di rapporto con gli animali, difatti il titolo di questa iniziativa sarà Allevare diversamente. Interessantissimo, chiudiamo allora dando le informazioni di base, oltre al sito di Veneto Agricoltura, venetoagricoltura.org, maggiori informazioni su? Le maggiori informazioni le troviamo sul sito del Festival dell'Agricoltura di Bressanlido, www.festivalagricoltura.it. Grazie al dottor Giustino Mezzalira allora per averci dato queste informazioni interessantissime. Comunque i link li trovate in descrizione, quindi potete immediatamente utilizzarli. L'appuntamento con le pillole di Radio Veneto Agricoltura e con Mimmo Vita è a domani. Buona giornata.